Buongiorno a tutti, sono Diana94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la rubrica dedicata ai consigli con un film dopo tanto tempo. Allora, questo è un film che è uscito da poco tempo, in questo mese, il 9 di questo mese addirittura, e io l'ho visto per caso, perché mi è apparso sulla home di Netflix e sebbene sapessi che sarebbe dovuto uscire perché seguo due degli attori su Instagram, non sapevo se sarebbe stato disponibile anche in italiano. Ogni tanto queste cose capitano, sia esce un film o una serie TV su Netflix USA e non esce su Netflix Italia. Per fortuna questa volta non era Netflix USA, ma Netflix Mexico, che da quando si è gestionata da Netflix Latino America, ha iniziato a fare dei prodotti davvero davvero interessanti, particolari, che forse ai gringos non piacciono, però sarà un po' la mia hispanidad, sarà che certi prodotti, diciamo, un po' leggerini per passare una serata sono ottimi, ma l'ho guardato e mi è piaciuto perché gioca benissimo con l'effetto nostalgia, sia per la mia generazione degli anni 90, sia per chi è degli anni 80, fine anni 70. Mi riferisco a Techno Boys, quindi veniamo alla trama. I primi anni 2000, con l'avvento e l'esplosione delle boy band, e quando Alan e i suoi Techno Boys erano in cima alle classifiche latinoamericane. Certo, Amor Robotico non era chissà quale canzone, però loro erano i primi in classifica. E avevano una faida, chiamiamola così, con una boy band reggaeton di Porto Rico. Ma sono subentrati dei problemi, non tanto musicali quanto privati. Quando Alan, dopo un duetto con la cantante Melena, ha iniziato una storia con lei, ma Melena lo ha mollato per poi sposare in pompa magna il produttore musicale Mario Rosas. E Alan si è presentato sbronzo alla cerimonia e non è andata bene. E da lì in poi il gruppo si è separato e ha preso strade diverse. Ma Alan ha una soluzione per tornare ai vecchi fasti: una reunion, una serie di concerti in un festival che si occupa, diciamo, di musica vintage. E se in tutto questo si riuscisse a riconquistare anche Melena, non guasterebbe. Spoiler: nulla va come previsto e forse è meglio così. Allora, Techno Boys, come la trama avrà fatto intuire, è una commedia. Poteva venire bene anche un dramma, ma è una commedia satirica, ironica e dissacrante, e che prende in giro, diciamo, il mondo della musica pop, specialmente quello d'inizio anni 2000. Vi ricordate che erano gli anni in cui sono esplose queste boy band fra gli anni 90 e gli anni 2000? I Backstreet Boys, gli NSYNC, dall'Inghilterra i Blur, i Luna Pop, insomma, tutte queste boy band formate da bellocci che cantavano canzoni molto semplici, molto orecchiabili, con delle coreografie. Sono anche gli anni in cui il reggaeton esce definitivamente da Porto Rico e dai barrios di New York, quindi c'è un'esplosione, l'onda latina, che inizialmente è stata guidata da persone come Paulina Rubio, Luis Miguel, Gloria Trevi, Monica Naracco Medesima, poi chi altro, Dulce Maria, insomma, personaggi di un certo livello, si porta dietro queste boy band, personaggi per fortuna del calibro di Shakira e anche il reggaeton. Tutti i movimenti hanno dei difetti. Comunque, erano gli anni in cui queste boy band spopolavano e francamente, di tanti di loro non sappiamo quasi più niente perché non sono riusciti ad adattarsi ai tempi nuovi. Certo, ogni tanto c'è qualche reunion. L'anno scorso,
quando c'è stato quel, diciamo, il festival, quello lì musicale qui in Italia, all'Arena di Verona condotto da Amadeus, c'è stata una reunion dei Blu che ha fatto schizzare gli ascolti in Italia, ma reunion sì, nuovi dischi ne escono, ma non sono così popolari, insomma quel tempo è passato di quel pop disimpegnato in cui si parlava di amore, di problemi, di stalkerizzazione di cui non ci si rendeva conto, pensiamo alla ossessione di Aventura. Che se la vai a leggere oggi è sconvolgente perché parla di stalking, ma sorvoliamo educatamente come in quegli anni. Quindi sì, erano anni in cui il pop era più leggero, più disimpegnato. Ed è qui che si inseriscono i Techno Boys, che in 20 anni sono cambiati. L'unico che ancora insegue il successo in quella maniera è Alan, il protagonista, interpretato da Luis Gerardo Méndez. Un nome, una garanzia, che è un attore che a me piace dai tempi di Club de Cuervos e che qui ha una reunion con Joaquin Ferreira, El Potro, che interpreta un altro dei componenti dei Techno Boys, il quale, diciamo, è uno di quei guru un po' spirituali, barra sessuali, che comunque piacciono, quelli che spillano un sacco di soldi ricchi e promuovono corsi di autostima e altre cose. Sì, non ho mai avuto molta fiducia in questo tipo di persone, ma contenti loro. Quindi uno ha preso quella strada, uno continua ad insistere, ma ormai è arrivato a cantare nei centri commerciali. Poi un altro che aveva, diciamo, la denominazione de El Chico Malo, perché ricordiamo in quegli anni quando c'erano queste boy band ti davano quasi dei ruoli prestampati, ossia il bad boy, il ballerino, il tenebroso, il dolce e via dicendo. In alcuni casi, quando veniva inserito un membro, diciamo, non bianco, c'era anche l'esotico. Pensiamo a come è stato presentato appunto Simon Webb nei Blue e poi Zayn Malik per i One Direction, che sono, diciamo, l'ultima versione di queste boy band, anche lui come quello esotico, che poi in inglese era, ma all'epoca un po' di razzismo c'era. Comunque, diciamo al Chico Malo, adesso è una chica mala, perché è interpretato da Daniela Vega, esatto, Daniela Vega, una delle più famose attrici transessuali sulla piazza cilena, che ha avuto un grande successo grazie a Mujer Fantastica, che è arrivata agli Oscar, lei stessa ha presentato gli Oscar, e viene chiamata, diciamo, per questi ruoli è un passo avanti perché ha recitato anche in Tales of the City, nell'episodio flashback. E ogni tanto la si trova in sia in film spagnoli, messicani, cileni. Quindi la Daniela Vega in questo è molto lanciata ed è una delle poche attrici trans davvero lanciate e mainstream sul mercato. Lei mi sembra la Laverne Cox, solo loro, altri nomi grandi non mi vengono in mente. Quindi adesso la Chica Mala interpreta, diciamo, una cantante perché ha continuato a cantare, ma con un pop un pochino più impegnato, più d'outsider. E quindi anche per lei tornare in questo gruppo è un'occasione per farsi di nuovo conoscere, per presentarsi nuovamente al mondo come sarebbe dovuta essere, che all'epoca doveva negare. C'è poi l'altro. Il quarto cantante è il Bellarin, che si era riciclato come torero, ha avuto un infortunio e quindi ora è sulle sedie a rotelle. Perché vi ripresento tutti uno per uno? Perché è vero che siamo negli anni 2020, ma la mentalità di tutti, compresa quella di Alan, è rimasta inizio anni 2000, quindi Alan, nonostante sia il protagonista, sia un personaggio con cui è facile empatizzare, in cui in qualche modo si può riconoscere, è anche un personaggio che non ha paura di usare diversi slur, razzisti, sessisti, omofobi, e abilisti, insomma, un personaggio che tu in qualche modo trovi simpatico, divertente, con cui sei spinto a solidarizzare per il suo desiderio di voler far tornare il gruppo alla ribalta, per conquistare Melena e via dicendo. Ma allo stesso tempo il suo linguaggio è di quanto più inopportuno
E arretrato esiste oggi, insomma, in un'epoca in cui si sta attenti a tutto quello che si dice, a qualsiasi latitudine, Alan in questo è rimasto ancora agli anni 2000, in cui termini come, diciamo, invalido, anormale, si dicevano tranquillamente. Se qualcuno veniva ripreso, si diceva: ma non capisci, non capisci quello che volevo dire, non te la prendere, e via dicendo. Oggi non si può più dire. Infatti, sia lui che il bailarin, che sono, diciamo, quelli più espliciti in questi slur, sono quelli che vengono, diciamo, penalizzati, più sviscerati e quasi ridicolizzati. Perché, specialmente, il bailarin ha un segreto. Interessante, molto interessante. Quindi, abbiamo una disamina di questa boy band, dei suoi difetti e di come oggi, quel mondo che non solo riguarda i Techno Boys, ma anche tutta la cultura che c'era attorno a loro, sia arretrato, da rivedere, da analizzare con occhio critico, perché aggiornarlo effettivamente si può, ma non è che riesca bene, se ci pensiamo. Quindi sì, anche una critica a questo, alle case discografiche che impongono certi ruoli, diciamo, certe faide, perché di base tra il gruppo di reggaeton e i Techno Boys non c'era una faida vera e propria, è stata creata dalle case discografiche e tra il leader del gruppo reggaeton e Number One e Alan non c'era proprio una vera e propria faida, anche quella è stata creata ad hoc per vendere più dischi di entrambi gli schieramenti dal produttore Maria Rosas, che quindi incarna, come dire, un potere occulto, segreto e invadente, dove di fatto, e questo ci viene mostrato molto bene, queste star non sono mai veramente libere, dove tutto viene comandato, orchestrato dall'alto. Anche i tempi di riprese, il modo in cui impostare le carriere e via dicendo. Quello di impostare le carriere riguarda soprattutto il personaggio di Melena, interpretata meravigliosamente da Carla Souza, esatto, di How to Get Away with Murder. Il suo personaggio, Melena, nasce come cantante di una girl band, poi solista e poi cantante pop impegnata. Perché Melena è bianca, è güera, come si dice in Messico per riferirsi ai messicani bianchi di pelle, certo. Quello per estensione si riferisce ai biondi con gli occhi azzurri, i cosiddetti nortegni. Poi, andando più a scivolare, intende proprio i bianchi, i messicani bianchi. E lei quindi è güera, però per attirare maggior pubblico, Melena usa tonnellate di auto abbronzante per sembrare india o quantomeno mestizia. E sì, quindi si parla anche di appropriazione culturale, perché appunto Melena finge di essere quello che non è, e in assoluti modi, infatti, in più di un'occasione usa termini che vengono usati dalla comunità appunto india o comunque quella di pelle più scura. Infatti parla sempre di mi tribù, mi pueblo, mi orgoglio latino, che comunque c'è perché sei latinoamericana, Cole, ma non sei una di noi, obiettivamente. E questo richiama sia il modo in cui tanti cantanti, visto, come dire, il cambio di pubblico e di obiettivi, hanno cercato in qualche modo di riconnettersi alle proprie origini ispaniche, che inizi anni no negli anni 90, inizi anni 2000, sono state tralasciate, perché per fare il grande salto verso il mercato statunitense si chiedeva di parlare perfettamente inglese, poco spagnolo. Ricordate che se avete un antenato bianco parlatene sempre, quindi veniva chiesto di dimenticare queste origini, o quantomeno non bisogna parlarne per il mercato statunitense, per il mercato latino, se ovviamente sì. Quindi Melena incarna questo, o quantomeno incarna il suo opposto, ossia il voler cercare delle origini che non esistono, ma che le permetterebbero di ottenere maggior risalto, maggior pubblico, il quale lo sa che Melena
non è una della tribù, lo sanno, però allo stesso tempo la seguono perché rispetto agli standard estetici della maggior parte della popolazione mestizia india, Belen è quasi all'opposto. Insomma, se pensiamo alla popolazione mestizia, pensiamo a donne basse, un po' tarchiate, capelli lunghi, neri, un po' come i miei, gli occhi scuri e il naso un pochino più schiacciato. Il mio, nonostante, è quello che prova che sia mestizia, perché è un naso molto alla francese, molto europeo, quindi da qualche parte nel mio albero genealogico probabilmente c'è un antenato spagnolo, portoghese, può essere, chi lo sa, il naso parla da solo. Quindi Melena è tutto l'opposto, e questo scatena sia un desiderio di voler limitare, di volerla emulare, di volerla seguire, ma anche uno standard estetico impossibile da seguire, perché lei che è magrolina, magrolina, con, diciamo, sì, un po' formosa, ma non così tanto, poi con questi occhi che palesemente sono con le lenti, i capelli con i dread bianchi, insomma, è un po' come quando Ariana Grande si faceva tutte quelle lampade per, diciamo, fingere un'appropriazione culturale su base afroamericana, poi quando ha osato invece, come dire, farsi sbiancare la pelle per asiatica provation, insomma, queste cose. È una critica anche a questo fatto, insomma, al voler raggiungere maggior pubblico uniformandosi etnicamente in qualche modo il loro standard, o comunque porsi come un modello che si sa inarrivabile. Ovviamente, in tutto questo si parla anche di maniera molto sottile di amore, di sentimento, di musica, di canzoni. Dio, l'amore robotico è tremenda. E tra l'altro, tutti i personaggi vengono in qualche modo non tanto sviliti quanto ridicolizzati. Insomma, Alan, che si proietta come un macio, come uno che non deve chiedere nulla, che è determinato a riprendersi la sua donna, vive con sua nonna. Ha una cameretta in casa di sua nonna, insomma, proprio il massimo, diciamo, come dire, dei bambinoni. Anche appunto il Bellerin ha una cotta per, ci siamo capiti, perché è molto divertente. Dall'altro si parla appunto dei vari, come dire, casi nello spettro di genere. Appunto abbiamo un personaggio transessuale, un personaggio muy in the closet e un personaggio gender fluid che sarebbe Joe, o meglio nato George, il manager di Alan, che a metà film, grazie anche alla presenza di Charlize, prima Charlie, adesso Charlize, trova il coraggio di fare coming out come gender fluid. È una scena molto bella. Certo, è rovinata, diciamo, dal fatto che Alan e il Valerin, come sempre, si esibiscono in slur molto omofobi, però l'essenza è quello, è il fatto che tra Charlize e Joe ci sia questa intesa, questa amicizia, il fatto che lui la veda come un modello e quindi decida di essere se stesso grazie anche a lei, ed è una scena per questo molto bella, molto interessante, che un po' stona in una commedia così riverente, ma che funziona. Quindi sì, il film è carino per passare una serata con temi interessanti che potevano essere analizzati meglio, perché comunque i personaggi meritavano molto, ma sono analizzati poco, sono un po' bidimensionali. Si vede che c'è l'intenzione di andare più a fondo, ma resta questo, un'intenzione, ed è un vero peccato, si poteva fare molto. Un vero peccato, davvero. Quindi, Techno Boys di Luis Gerardo Méndez, che sì, questa volta decise di fare anche il regista, ed è un debutto senza infamia e senza lode. Si poteva fare di meglio, ma riconosco che per essere un debutto è molto interessante. Non tanto per dire a livelli di Paola Cortellesi, ma sono due tipi di film molto diversi. Lo si trova su Netflix, in spagnolo,
Solo in spagnolo, però ci sono i sottotitoli. Non lo so. In italiano poteva funzionare a doppiarlo. Anche perché Luis Gerardo Méndez, non so se sia per esigenze di copione o per esigenze sue, ogni 3 secondi usa il termine güey quando si rivolge agli altri, che il termine potrebbe essere tradotto con frate, bro. Sì, ogni 3 secondi, se è sempre così, però in italiano è traducibile. Male, ma è traducibile. Quindi, io ve lo consiglio. Ma per una serata tranquilla, non perderci troppo tempo, insomma, non è un film impegnato, non ha queste pretese, è chiaro. Forse come dramma avrebbe potuto esserlo, ma è una commedia e il suo lavoro lo svolge benissimo, non pretende altro, sia chiaro. Non so se si trovi su Spotify o anche su YouTube, Amor Robotico. Ho paura a cercare perché davvero è proprio una di quelle canzonette inizi anni 2000. Che quando l'ascolti ti entrano in testa e non se ne vogliono uscire nonostante i tentativi. E con un testo francamente stupido, un po' come appunto Obsession o Only That Way, che ancora mi ricordo, ma il testo è assolutamente pessimo, siamo onesti. Quindi questo è tutto, non c'è altro da aggiungere e alla prossima, arrivederci.